lettera del mio amico di penna Kim, non ci conosciamo. Questa lettera vuole spiegarmi un po' il suo paese, no? Lo fa con parole semplici, con uno stile molto stringato, però, come vi accorgerete, dice delle verità che non sono forse molto forbite, nella forma molto complesse, ma che ci possono dare un'idea del suo paese. Caro Paolo, ti scrivo da Helsingør in Danimarca, dove vivo con mia moglie e 4 figli. Siamo una famiglia felice, e perché non dovremmo esserlo dal momento che viviamo nella nazione più felice del pianeta? Ma lo siamo veramente? Ci sono molti studi che hanno indicato che i danesi siano il popolo più felice del mondo. In questa lettera ti dirò perché questo è vero, ma ti dirò anche perché questo è completamente falso. Noi abbiamo buone condizioni lavorative, la nostra settimana di lavoro è di 37 ore e abbiamo 6 settimane di ferie all'anno. Abbiamo il diritto di stare a casa con i nostri figli quando sono ammalati e abbiamo il diritto di metterci in congedo per maternità per stare con il neonato per un anno intero. Abbiamo una democrazia che funziona con un alto grado di libertà di parola, libertà di associazione e libertà di manifestazione. La corruzione non esiste. E il sistema politico è largamente basato su un grande consenso tra i partiti politici. Il nostro sistema di welfare è uno dei più sviluppati nel mondo. La società si prende cura dei malati, degli anziani, dei disoccupati e di altri gruppi svantaggiati. Questo significa che la povertà non esiste in Danimarca. Il nostro intero sistema educativo e la nostra sanità sono gratuiti. I nostri giovani prendono anche uno stipendio mensile dallo Stato, mentre studiano all'università, alla business school o qualcosa del genere. Siamo una nazione unita agli eventi sportivi e parliamo ancora con orgoglio guardando indietro al 1992, quando diventammo campione europeo di football. Molti danesi possono ricordare esattamente cosa stavano facendo e con chi erano quel giorno. Siamo ancora orgogliosi del fatto che Beatrice abbia vinto il Tour de France nel 1996, anche se ora sappiamo che fu possibile soltanto perché si dopò con l'Epo e roba di quel tipo. Ugualmente siamo immensamente orgogliosi degli uomini e delle aziende del nostro paese che hanno avuto successo all'estero. Siamo orgogliosi quando vediamo che il Lego è venduto in Italia e quando vediamo un container Maersk in un porto. Siamo anche orgogliosi quando uno dei nostri amati attori fa parte di un film internazionale o se uno dei nostri cantanti fa una canzone che arriva in alto nelle classifiche mondiali. E non c'è neanche nessun danese che abbia dimenticato che abbiamo vinto l'Eurovision Song Contest sia nel 2000 che nel 2013. Così, come puoi capire, noi danesi siamo il popolo più felice del mondo. Abbiamo tante cose di cui essere orgogliosi e felici, ma come dicevo nell'introduzione, il ritratto non è poi così roseo se provi a scavare un po' più a fondo. Abbiamo anche problemi e sfide. Cominciamo con il tempo. Non sarà mai proprio bello, non possiamo mai essere sicuri che avremo neve in inverno e sole in estate. L'unica cosa di cui possiamo essere assolutamente sicuri è che ci saranno sempre grigi e cupi giorni di pioggia, a prescindere da quale stagione sia. Perciò dobbiamo viaggiare, per esempio giù da voi in Italia, per essere sicuri che possiamo avere delle belle vacanze col tempo che vogliamo. Sfortunatamente abbiamo anche uno dei tassi di divorzi più alto del mondo. Quasi la metà di tutti i matrimoni si scioglierà e non sembra che vada meglio neanche con le altre relazioni familiari. Più di un danese su 4 non mantiene contatti con familiari stretti, come un fratello, una sorella, il padre, la madre o un nonno. Abbiamo anche un grande problema con i suicidi. Qui in Danimarca sta sfortunatamente diventando sempre più accettabile l'idea che ci si possa suicidare. Abbiamo uno dei tassi di suicidio più alti del mondo. Fortunatamente la stragrande maggioranza dei suicidi fallisce, così le persone hanno una seconda chance, ma non è certo un segno che siamo un popolo felice. Neanche sul fronte dello sport va così bene al momento. È da molto che la nostra squadra di calcio non fa qualcosa di speciale e i nostri ciclisti non corrono così veloci. L'anno scorso abbiamo avuto una piccola gioia quando Kevin Magnussen ha guidato la McLaren in Formula 1, ma nell'autunno 2014 è stato licenziato.
Così a dire il vero, non abbiamo moltissimo di cui essere fieri quando parliamo di sport. E poi ci sono le tasse. Noi mettiamo tantissimi soldi in tasse. Molti danesi danno più della metà del loro salario allo Stato e alle amministrazioni locali. Da una parte questo ci dà un welfare che funziona, ma dall'altra parte ci limita nella nostra capacità di decidere le priorità della nostra economia privata. Sul fronte politico, la destra è in crescita, il che significa che come paese diventiamo sempre più critici quando si tratta di profughi e altri stranieri. Molti danesi hanno paura dell'immigrazione da fuori e perciò c'è una gran parte di danesi che è ostile a profughi e altri stranieri, cosa che si avvicina al puro razzismo. E sono triste di dover essere testimone di questo. Noi danesi, in altre parole, stiamo diventando un popolo che non è più così ospitale come eravamo prima. Molti danesi preferirebbero che fossimo capaci di vivere completamente isolati dal resto del mondo, mentre ci prendiamo un caffè e un dolce. Io preferirei che potessimo prenderci un caffè e un dolce, ma che potessimo farlo insieme agli stranieri che vengono nel nostro paese. Dovremmo condividere la nostra presunta felicità con molti, molti di più. Così, caro Paolo, come puoi capire, è al tempo stesso vero e sbagliato che noi danesi siamo il popolo più felice del mondo. Spero che tu adesso sappia qualcosa di più di me e del mio paese. Un caro saluto, Kim Hansen.